Buongiorno e benvenuto a tutti quanti da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy. Domenica 21 gennaio, seconda giornata di ritorno, si scende in campo al campo vecchio comunale per Profiano Ferraris Villanova. Tutto pronto intanto per il fischio del direttore di gara, arriva ora, fischia Leonardo Poggi della sezione di Roma 1 con il Ferraris a muovere il primo pallone della gara con Spalloni che cerca la palla per Mochi in area di rigore, poi arriva qui Angel Toschi per il gol del vantaggio da parte dei suoi, questo calcio di punizione regalato da parte di Zauri. E allora 1-0 Profiano ed è settimo gol in stagione per Angel Toschi. Prendere il gioco con le mani. Seconda palla ancora per il numero 3 che alza la testa, prova a mettere in mezzo senza successo. Poi però arriva il triplice fischio che dovrebbe essere duplice da parte di Poggi per mandare tutti a riposo sul risultato di 1-0 a favore del Profiano. Sarà il Profiano a giocare il primo pallone della ripresa. Secondi 45 minuti che ci separano dal triplice fischio da parte di Leonardo Poggi, che ora guarda il cronometro, sistema tutto. Arriva fischio per la ripresa con la palla subito in avanti. Allora sarà Simonetta ad andare alla battuta del calcio di punizione. Quattro gli uomini in barriera per Silvi. Va Simonetta! Palla che però termina sul fondo. Alla solita ripresa del gioco con il mancino per i suoi. Altro pallone alla ricerca di Angel Toschi, autore del gol del vantaggio, che spizza per Mochi. Entra in area di rigore con il destro. Senza troppi problemi lustrissimi. Blocca il pallone e poi pronto a riprendere il gioco per i suoi. I padroni di casa vanno a occupare l'area di rigore, palla sul secondo palo e poi terzo tempo perfetto da parte di Angel Toschi, che esulta e fa 50 con la maglia dei padroni di casa. Esultare alla bandierina, traguardo importante per il numero 9 che raddoppia al 62esimo di gioco. Nata però dal terzo tempo di Ricci e termina in fallo laterale, va ora a rioccupare la sua posizione di terzino destro il numero 2. Poi ora pallone provato a tenere da parte di De Censo. Qui Lanzoni alla meglio nel duello in verticale per Angel Toschi, ancora il numero 9, palla verso la porta qui che termina fuori il punto di battuta. Allora siamo arrivati al 96esimo, si batterà il calcio di punizione e poi arriverà il triplice fischio probabilmente da parte di Poggi con il Profiano, sta vincendo per 2-0. Va Cacchioni con il destro, palla rasoterra che si infrange sulla barriera, poi Di Somma con il destro, palla che termina fuori ma non c'è più tempo, fischia tre volte Leonardo Poggi e allora vince il Profiano. I tre punti restano qui nel comunale, nel vecchio comunale, e si smuove la classifica in zona alta. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a settimana prossima dove Ferraris Villanova tornerà a giocare tra le mura amiche contro l'Albula. Grazie a tutti per averci seguito da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy.